Sono nato 46 anni fa a Mantova, dove svolgo la professione di avvocato civilista. 3 anni fa l'ultimo investimento su iniziativa di mia moglie. Lo facciamo anche noi, prendiamo un cucciolo in affido. Non se ne parla nemmeno. Ci sarebbe la possibilità di avere un cane in affido. Ci danno un cucciolo di Labrador dell'età di 4 mesi. Lo teniamo finché compie un anno, poi lo restituiamo. Viene addestrato e infine viene affiancato a un cieco che così recupera autonomia. Sai che aiuto potremmo dargli? Un cane speciale, destinato a diventare cane guida. Il compagno di vita di un cieco. Con il nuovo arrivo ho iniziato segretamente a descrivere l'esperienza che stavamo vivendo. Un cucciolo di Labrador da crescere. Scrivendo, ho iniziato a divertirmi come mai mi era successo prima. La penna si è trasformata in una bacchetta magica. L'avventura con il cucciolo si è intrecciata con i chiaroscuri del vissuto quotidiano. A distanza di tempo mi sono ritrovato tra le mani un quadro particolare che va osservato ad occhi chiusi. Matteo Restani, con gli occhi di un cieco. Negli store online e ordinabile in libreria, anche in versione audiolibro.